Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Raga, vi devo fare vedere i messaggi quando lei mi diceva mi rompo il cazzo di andare a fare la live con loro, ma ci devo andare perché mi fanno aspetto, cioè. No, ma questo no, zio Pera, zio, poi devo partire col dissing, ok che nella community di FIFA mi rompono tutto il cazzo perché io disso la gente, perché io non c'ho quelli sulla lingua. Però fino a una certa. Greve, queste affermazioni pesanti, eh. Un po' rombo. Affermazioni pesanti. Vicino alla cotoletta preferisco un rosso e se lunga della cantina Bastianich. La volta almeno non mi è finita in faccia. Carola, no, fermi! Fuori dal personaggio, fuori da qualsiasi cosa! Confermo, sono il pollo. È durissimo. Ce l'ha leccata? Però c'è il COVID. Io sono negativa. Lo lecco dall'altra parte se vuoi. Prima o poi comunque dovrò leccare lì. Non fa niente allora. Ok. Paolo, dici la verità, ma il calippo lo sta. Ci siete ragazzi? Perché non si vede un... Avevi lasciato la porta aperta. Come? Avevi lasciato la porta aperta. Ma non è vero? Ah? In questo posto, vero? Cioè, comunque mette ansia la vedere. Ho fatto la stessa faccia. Aspettavo solo che te ne accorgi. Ma che cazzo? Ma vaffanculo, pezzi di merda! Io ho fatto la stessa faccia per un secondo. Oh, perché ce l'ha scritto così a Jeff Bezos. Hai capito? Per un secondo ho guardato e ho pensato, ma che cazzo ho detto, dai, cioè sta... Questo? Questa cazzetta qui, questo cazzettino qui è una piccola bomba alla menta, ma una vera e propria bomba. Questa, ragazzi, l'ho fatto provare a un mio amico, a Francesco, mio amico e anche il mio agente. Quando l'ha provato, l'ha fatto. Ma quanto cazzo è forte, già sto lacrimando. È il momento di provarlo. Come hanno fatto a trovarlo prima? Eccolo qua, loro? Nicola Cacciavaglia. Lui. Vuoi ringraziarlo? E lei è Camilla. È la tipa che mi ha chiesto, ma come outfit hai? Voglio vedere come sei vestita. Sì, Nicola è Camilla. Molto carino. Lui è il ragazzo che ha fatto il coach. Gran figa lei, eh? Sì. È la fidanzata di Nicola, mia amica. Camilla piace a Paolo. Ciao Nicola. E sono qui con Alessandro e se è così è tutto merito tuo. Ti voglio ringraziare perché sei una persona stupenda e ti voglio augurare il meglio nella vita. Ti voglio bene, Nicola. E in chat, Nicola. Ma che cazzo, io non devo creare su Instagram. Scusa, ma tu intanto facevi che ne sono interrompato nel momento. De Giordi non è in una posizione molto... Cioè, che fa presagire una presenza... Farmi bestemmiare, guarda, comportati come se non ti importasse nulla di lei. Non darle troppe attenzioni e vedrai come correrà da te. Lo sai che non me ne fotte nulla di te? Sei veramente una cessa. È inutile che piangi, non me ne sbatto un cazzo se piangi, scema.
Ho un sacco di tipe che mi scrivono ogni giorno su Instagram, molto più fighe di te. Sai come diceva mio nonno? Saranno cazzi loro. Mm. Bravissimo. Però secondo me posso dirti una cosa, Martin. Se una ragazza va da Napoli a Treviso, anche se sono insieme ma non insieme, secondo me un po' di interesse ce l'ha. Bah. Guarda. Cioè se una tipa di chat... Un uomo va dal dottore e gli chiede: allora, dottore, cosa mi dice? E il dottore: dovrebbe smettere di masturbarsi. Oddio, e perché? Perché la sto visitando. Oh. Quindi la femmina la gradisci elettronicamente o dal vivo? Vabbè, dipende nel contesto, eh. In un contesto... Può esserci feeling anche elettricità. Internet. Elettricità telematica, brava. No. Qui la più normale è Baby Bunny. Ma sai perché Baby Bunny è la più normale? È la più normale di voi tutti. Baby Bunny, almeno lei è la più naturale. Perché una volta non ci conosci, come fai a dire che no, ma te ne affanculo, te lo dico io. Te ne affanculo, vattene. Cioè... Ma vattene a fanculo, ma chi ti conosce? Hai visto? Aspetta, ma vattene a fanculo, almeno, no. Ma mettimi, mamma, fammi parlare con Baby Bunny, fammi parlare con Baby Bunny. Guarda, c'è chi te lo impedisce.